Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948, è il titolo della mostra inaugurata mercoledì 6 novembre al Museo Diffuso della Resistenza di Corso Valdocco 4A a Torino. La rassegna è realizzata dal Memorial della Shoah di Parigi e promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e dagli assessorati regionali alla cultura e all'istruzione, con la collaborazione del Museo Diffuso della Resistenza, il patrocinio della comunità ebraica di Torino e il coordinamento organizzativo dell'associazione culturale Recto Verso. L'importanza di questa mostra per la comunità ebraica di Torino. Questa mostra che arriva da Parigi serve per insegnare soprattutto ai giovani quello che è stato quel momento storico, utilizzando lo sport come veicolo per passare nella loro mente, attirare il loro interesse. Non fare una semplice lezione di storia, ma tramite lo sport insegnare cosa è successo